Salve, sono sempre io, Romanino Romano. Questa sera tratto un argomento che io ritengo interessante. Questo argomento e questo studio vuole chiarire la figura di Gesù Cristo, che secondo quello che io adesso vi vado ad esporre, non è mai esistito, è solo una favola. Infatti, il titolo del video è Gesù Cristo, una favola per allocchi. Strano a dirsi, ma di allocchi ce ne sono ancora tanti. Ovviamente questi allocchi lo sono perché non hanno approfondito, non hanno voluto studiare, non hanno mai letto, se non superficialmente e solo una decina di pagine, nel Vangelo, nella Bibbia, perché da soli avrebbero capito che di fesserie si tratta. E questo senza avere una cultura di spicco, ma basta soltanto, o sarebbe bastato a queste persone, avere una cultura di tipo terza media, quindi della scuola dell'obbligo. L'ignoranza purtroppo porta questa gente a voler credere quello che dai vari pulpiti, per sola questione commerciale, alcuni personaggi raccontano. Quindi questo video riproduce uno studio che dimostra in modo inequivocabile che il detto Gesù non è mai esistito, ma che al contrario è una ricostruzione fraudolenta di alcuni che hanno inteso costruire una religione atta al solo inganno, traendo spunti per la sua costruzione da miti precedenti, di cui al contrario esistono prove documentali, per esempio presso gli egiziani. Ora ritengo sia giusto ascoltare tutto l'esposto contenuto nel video, così, tanto per capire se dobbiamo ancora cedere all'inganno oppure mandare a quel paese tutti i vari postulanti, ovviamente con garbo. Nella storia del tempo non vi è nulla che parla di lui, cioè di Gesù Cristo. La Bibbia è il solo, e quindi i Vangeli, è il solo documento che ci parla di Gesù. La storia è muta. Pertanto, possiamo dire che se la Bibbia non fosse stata scritta, oggi parleremo di altri miti precedenti alla falsa storia del detto Gesù. Non c'è un solo documento risalente all'epoca di Gesù, di origine ebraica, romana, greca o araba, che parli di un uomo che faceva miracoli. Ci troviamo con lo stesso problema per quanto riguarda il detto Babbo Natale. Gesù è solo una figura mitologica in linea con la mitologia greca, romana, egiziana o sumera, ma di certo non una figura storica. I Vangeli sono delle falsificazioni sacerdotali eseguite almeno un secolo dopo gli eventi citati. Tutti gli insegnamenti di Gesù sono stati copiati dagli insegnamenti di Krishna, Buddha o da antichi personaggi mitici.
Per esempio, il famoso sermone della montagna è uguale al sermone secreto della montagna di origine egizia. Storici come Filo Iuadeus, 20 anni prima di Cristo, 50 anni dopo Cristo, o tanti altri storici conosciuti che vissero e scrissero nel primo secolo, non menzionano il Figlio di Dio. Molti, purtroppo, credono che ci siano prove storiche sull'esistenza di Gesù, confondendo la storicità con la credenza di gruppi che comunque potrebbero aver distorto un fatto originale. È quello che in un tribunale si direbbe riferimento per sentito dire, che non ha nessuna valenza giuridica. In altri termini, ci sono tante persone che credono agli extraterrestri, ma non per questo gli extraterrestri esistono, almeno fino a prova contraria. Dovremmo convincerci che il cristianesimo non sia altro che una versione ebraica particolarmente fortunata, per nostra sfortuna, di un gruppo di religioni antiche che proponevano salvatori cosmici come Mitra e Serapide. Guarda caso, tutti costoro hanno in comune un sacco di cose con Gesù, tra cui la data di nascita, la morte, la risurrezione dopo 3 giorni, l'Eucarestia, eccetera, eccetera. La maggior parte delle chiese più antiche sono sorte sul culto al dio Mitra. Ora, se intendiamo andare alla ricerca del Gesù Cristo storico, siamo nei guai, perché uno storico avrebbe bisogno di documenti non tratti da un misterioso Vangelo, quindi non da riferimenti di fede cristiana che parlassero di Gesù, non celebrativi, perché tali documenti sono ovviamente di parte. Il problema è che questi documenti non esistono. Il Nuovo Testamento biblico non presenta i requisiti necessari per stabilire con autenticità la verità di quanto riferisce dai Vangeli, dagli Atti e dalle Epistole degli Apostoli. Non si ricava assolutamente nulla, non bastano a provare nessuna storicità di Cristo. Nessuno dei Vangeli fu scritto nel tempo in cui Cristo sarebbe vissuto e nessuno fu scritto da testimoni oculari. Lo stesso Paolo di Tarso afferma che non ha mai né conosciuto Gesù né che lo ha frequentato, anche se in una lettera, e questo è il solito casino, fa intendere il contrario quando dice: dalla lettera di Paolo ai Colossesi 4, scritta nell'anno 62 circa, vi salutano Aristarco, mio compagno di carcere, e Marco, il cugino di Barnaba, riguardo al quale avete ricevuto istruzioni. Se verrà da voi, fategli buona accoglienza. E Gesù, chiamato giusto, di quelli venuti dalla circoncisione, questi soli hanno collaborato con me per il genio di Dio e mi sono stati di consolazione. Vi saluta Epafra, servo di Cristo Gesù, che è dei vostri, il quale non cessa di lottare per voi nelle sue preghiere, perché siate saldi, perfetti e aderenti a tutti i voleri di Dio. Gli rendo testimonianza che si impegna a fondo per voi, come per quelli di Laodicea e di Gerapoli. Vi salutano Luca e il caro medico Edema. Ora, Paolo di Tarso scrive questa lettera mentre è in carcere a Roma in attesa di processo nell'anno 62, mandando anche i saluti del detto Gesù il giusto, ovvero Gesù dei Vangeli, vivo e vegeto. Peraltro lo stesso Paolo, nello stesso contesto, conferma quella presenza. È altrettanto chiaro che Paolo si riferisce a Gesù, figlio di Dio, chiamato giusto, così come lo definisce anche Giovanni nel suo Vangelo,
Gesù, soprannominato il Giusto, un cristiano ebreo, un compagno di Paolo nella predicazione del Vangelo. Vedi Colossesi 4:11. La stessa indifferenza storica si constata anche quando gli apostoli, sui quali non si hanno altri documenti all'infuori di quelli biblici, quindi destituiti da ogni valore probatorio, pertanto, tolto il Nuovo Testamento, nessun autore profano, le molti che sarebbero stati contemporanei del detto Gesù, ci ha lasciato qualche cenno di lui. La qualcosa è bizzarra e non poco. Quelli che fecero il nome di Gesù furono Giuseppe Flavio, Tacito, Sventonio e Plinio il Giovane. Scrissero però per il sentito dire della persona reale di Gesù Cristo, la storia non ci ha conservato nessun documento, nessuna prova, nessuna dimostrazione. È passato praticamente inosservato. Non esiste nulla di materiale che possa essere ricondotto a lui, nulla che sia stato redatto di suo pugno. Qualunque cosa se ne voglia pensare, non si può non rimanere colpiti dal confronto tra le colossali proporzioni della sua figura, le scritte dai Vangeli e la scarsità delle notizie che lo riguardano nei documenti non cristiani. Nell'impero romano del primo secolo nessuno parla di Gesù, e non perché manchino documenti. Del primo secolo ci sono centinaia di scritti, opere di filosofi, di storici, di geografi, di letterati, ma anche documenti amministrativi, corrispondenze fra le varie cariche dell'impero, lettere private ed altro. Ebbene, in tutto questo non c'è nessuna menzione di Gesù. Eppure questa fantomatica presenza, come dicono, ha fatto molto rumore. Il filosofo Filone di Alessandria, che aveva già dai 20 ai 30 anni quando sarebbe nato Gesù e che sopravvisse diversi anni dopo la sua morte, non seppe né scrisse mai nulla di Cristo. Eppure era dottissimo. Si occupò in modo speciale di religione e di filosofia. Non avrebbe certamente tralasciato di parlare di Gesù, suo compatriota d'origine, se questi fosse davvero comparso sulla faccia della terra e avesse portato una così grande rivoluzione nella storia dello spirito umano. Una circostanza di grande rilievo rende ancora più eloquente il silenzio di Filone, e cioè che tutto il suo insegnamento può dirsi cristiano, tant'è che Lavette non ha esitato a definirlo un vero padre della Chiesa. Filone, infatti, si preoccupò specialmente di accoppiare il giudaismo con l'ellenismo, togliendo dall'Antico Testamento le parti meno nobili mediante la distinzione del senso allegorico e dal senso letterale, e innestando sull'albero della religione ebraica il misticismo dei neoplatonici alessandrini. Così egli riuscì in una dottrina platonica del verbo o logos, che ha molta affinità con quella del quarto Vangelo, nel quale il logos è precisamente Cristo. Ora, non è forse una vera rivelazione questa circostanza? Filone, che vive nel tempo assegnato a Cristo, che è già celebre prima che Cristo nasca e che muore diversi anni dopo di lui, Filone, che compie verso il giudaismo la stessa identica trasformazione o ellenizzazione o platonizzazione che fu l'opera dei Vangeli e specialmente del quarto, Filone, che parla del Logos e del Verbo al modo di Giovanni l'Evangelista, eppure non nomina una sola volta Gesù Cristo in nessuna delle sue numerosissime opere.
Se il filosofo ellenista poté parlare del verbo e scrivere come un cristiano prima di Cristo, non è forse un segno che il cristianesimo si produsse senza Cristo e per opera di Filone stesso? E poi, se Gesù Cristo fosse realmente esistito, perché egli non ne parlò mai? Domanda inquietante. Eppure parla di tutti gli avvenimenti e di tutti i personaggi principali del suo tempo e del suo paese, non dimenticando nemmeno Pilato. Egli conosce e descrive con particolare gli Essene, viventi nei dintorni di Gerusalemme e sulle rive del Giordano. E infine è delegato a Roma per difendere gli ebrei sotto il regno di Caligola. Ciò fa supporre in lui un'esatta conoscenza delle cose e degli uomini della sua nazione. E di conseguenza, se Gesù fosse esistito, era assolutamente obbligato a farne almeno un piccolissimo cenno. Lo scrittore ebreo Giusto di Tiberiade aveva compilato una storia degli ebrei da Mosè fin verso l'anno 50 dell'era cristiana, per testimonianza di Fozio, ma il nome di Gesù Cristo non fu mai citato. Giovenale, che sferzò con la satira le superstizioni dei suoi tempi, parla degli ebrei, ma di Gesù non fa parola. Come se non esistesse. Plutarco, storico eminente e minuzioso, che manifestò una spiccata attenzione per le religioni medio orientali e con il suo Iside e Osiride si occupò estremamente del tema di una divinità che muore e risorge. Non avrebbe potuto ignorare Cristo e le sue gesta qualora fosse realmente esistiti. Ebbene, nelle sue numerose opere non riporta un solo passo che faccia una qualsiasi allusione al capo della nuova setta né ai suoi discepoli. Seneca, celebre già in vita, il cui pensiero fu considerato dagli antichi come affine a quello cristiano, da suggerire ad un ignoto falsificatore di produrre un suo carteggio con Paolo di Tarso. Il suo silenzio su Gesù e sui cristiani è reso ancora più sorprendente dal fatto che, secondo gli Atti degli Apostoli, un suo fratello, Lucio Giunio Anneo Gaglione, avrebbe giudicato Paolo di Tarso. Che i due non abbiano avuto occasione di comunicare sull'argomento è davvero difficile da credere, visto che, a quanto pare, erano in contatto. Di più, in un'opera contro le superstizioni che, a differenza di oltre 100 altri scritti del filosofo, non è stata tramandata dai copisti cristiani, Seneca parla diffusamente e criticamente del culto degli ebrei, ma non nomina mai Gesù. Plinio il Vecchio, il ricercatore intraprendente e coraggioso fino alla morte, che visitò la Palestina e lasciò resoconti sugli Esseni, mostrando un deciso interesse a documentare il mondo etnico-religioso di quell'area. Non parlò mai nei suoi scritti di Gesù. La lista potrebbe continuare con Marziano, con Marziale, Quintiliano, Petronio e tanti altri ancora da riempire parecchi metri di scaffale di una libreria. Ecco, tutti questi non hanno lasciato nessuno scritto su Gesù. Noi non conosciamo che un solo Gesù Cristo, quello descritto nei Vangeli. Anche se la vita di Cristo si sarebbe svolta nel modo più rumoroso e straordinario che mai una persona conobbe uguali. Avrebbe dato luogo a tumulti pubblici, a un arresto, a un processo, a un dramma giudiziario seguito da una morte tragica e avrebbe compiuto tali e tanti prodigi e così straordinari che avrebbero dovuto scuotere anche le persone più indifferenti.
dalle visite degli angeli alle stelle che camminano per insegnare il luogo della sua nascita a sovrani venuti dall'Asia apposta per visitarlo, dalla strage degli innocenti alla disputa a 12 anni con i dottori, dalla moltiplicazione del numero e del cambiamento della natura degli alimenti alla guarigione degli ammalati e alla resurrezione dei morti, alla dominazione degli elementi alle tenebre, al terremoto che segnarono la sua morte ed infine alla sua risurrezione. Di un simile personaggio si sarebbe parlato in brevissimo tempo nel mondo intero e si sarebbe immediatamente accesa la curiosità dei cronisti, degli analisti e degli storiografi. Di fronte a tale uomo e a simili avvenimenti, il silenzio della storia è assolutamente inspiegabile, inverosimile e sbalorditivo. Possiamo ammettere che non sorprende il fatto che non ci siano giunte monete del primo secolo riportante l'immagine di Gesù, al contrario, di Tiberio Cesare ed Augusto Cesare, suo padre adottivo. Difficilmente si può pensare che Gesù abbia mai avuto il controllo di una qualche zecca. Anche ammesso questo, dobbiamo sottolineare che abbiamo monete risalenti alla prima metà del primo secolo che riportano immagini di Tiberio, che cambiano con l'età del soggetto. Abbiamo persino monete coniate dal suo predecessore, Augusto Cesare, che mostrano Augusto da una parte e il suo figlio adottivo dall'altra. Queste monete sono prodotti dell'immaginazione? Che cosa ha a che fare l'immaginazione con la zecca? Ci sono pervenuti delle statue, databili con metodi archeologici, che ci mostrano Tiberio ragazzo, Tiberio all'atto di assumere la toga, Tiberio imperatore, eccetera. Ci sono incisioni e gioielli che lo ritraggono con tutta la sua famiglia, biografi, suoi contemporanei o poco posteriori, citano brani e lettere e decreti scritti da lui e raccontano i dettagli della sua vita con minuziosa precisione. Ci sono iscrizioni a lui contemporanee sparse per tutto l'allora impero romano che registrano le sue gesta. C'è un ossario di almeno un membro della sua famiglia e il testo greco di un discorso fatto da suo figlio germanico è stato ritrovato a Ossirinco in Egitto e poi ci sono i resti della sua villa a Capri. Né dovremmo dimenticarci che anche Augusto Cesare, nel suo Res Gestae, la mia storia, di cui ci sono arrivate le versioni sia greca che latine, sul cosiddetto Monumentum Acrirarum, nomina Tiberio, suo figlio e governatore. C'è qualcosa che gli avvocati della storicità di Gesù possono produrre che abbia la stessa forza di queste prove relative a Tiberio? Quando il fervente cristiano viene sfidato a citare le fonti storiche su Gesù, puntualmente saltano fuori Giuseppe, Flavio, Tacito, Plinio il Giovane, Sventonio, lettera di Adriano, Luciano di Samostata, Marco Aurelio, Claudio Galeno, Frontone, lettera di Mara Bar Serapion e il tabù babilonese e Tallo. Di solito i due che sono citati con maggior frequenza sono Giuseppe, Flavio e Tacito, poiché il primo nacque nel 37 d.C. e il secondo nel 55. Nessuno dei due avrebbe potuto essere testimone diretto di Gesù, che si suppone essere stato crocifisso nel 30 d.C. Pertanto potrei in effetti terminare qui il mio esposto, ma per accontentare chi sostiene che tali fonti siano affidabili è opportuno dare un'occhiata a queste supposte testimonianze. Giuseppe Flavio, 37-103 dopo Cristo circa, è ricordato come scrittore e storico ebrea del primo secolo. Giuseppe Flavio è nato dopo la morte del presunto Gesù e il suo libro, Antichità Giudaiche, fu scritto nel 93 d.C. Quindi non fu un testimone diretto della esistenza di Gesù,
E poi, se si considera che la sua opera è stata manipolata da dei falsari cristiani, dobbiamo ammettere che la sua testimonianza interpolata su Gesù è quindi falsa. È importante ricordare che pure l'imperatore Adriano non è stato contemporaneo di Gesù, essendo nato circa 40 anni dopo la sua morte, e quindi la sua testimonianza non è assolutamente attendibile. Inoltre, anche lui, come Plinio il Giovane, nella sua lettera non parla affatto di Gesù, ma dei cristiani, tranne che nei Vangeli non c'è nessun documento storico che parla di questi mirabolanti miracoli compiute da Gesù. Come mai nessuno storico contemporaneo presente in Palestina all'epoca riporta questi eventi? Si deve dunque ricordare che, per esempio, i primi cristiani non traevano alcun vantaggio nell'andare in giro a dire che il loro Signore era stato crocifisso. Era un'affermazione che scandalizzava i romani, però perché lo identificava come un criminale. E che non era accettabile nemmeno dagli ebrei, perché la Bibbia non aveva profetizzato che il Messia sarebbe stato crocifisso. Si ricorda altresì che gli ebrei stanno ancora aspettando il Messia, non avendo per nulla creduto alla favola del detto Gesù. Per più di un secolo, molti studiosi accademici della Bibbia hanno dichiarato che i giudei al tempo di Gesù non avessero in alcun modo la concezione di un Messia che potesse soffrire, tantomeno che potesse effettivamente morire. A causa di questo, essi sospettavano che questa idea fosse stata inventata dalla prima comunità cristiana e che gli evangelisti l'avessero messa in bocca al costruito Gesù decenni più tardi. I giudei al tempo di Gesù di Nazareth si aspettavano che il Messia fosse un leader militare ed un re, secondo le obiezioni. Quindi ovviamente un Messia sofferente sarebbe stato uno strumento apologetico cristiano creato ad hoc per giustificare lo scandalo della croce. La verità è che non esistono prove storiche della reale esistenza di Gesù Cristo, solo fonti prodotti decenni dopo la sua presunta morte, Vangeli inclusi. Tutto lascia credere che un oscuro movimento ebreo nella Palestina dell'epoca verosimilmente ci fu e qualcuno dovette essere l'iniziatore. Ma la correlazione col cristianesimo storico è abbastanza poco dimostrata. Anzi, il vero iniziatore del cristianesimo attuale fu Paolo di Tarso, quello sì che è un personaggio storico, almeno. O perlomeno il suo inventore, che si ritiene fosse stato un certo Marcione. Ora valutiamo alcuni passi del Vangelo, lasciando l'annosa discussione riguardo la sua esistenza al tempo di Gesù, che da alcuni è negata perché nessun documento ne parla prima del IX secolo, mentre da altri viene riconosciuta sotto forma di un piccolo raggruppamento di capanne dai tetti di paglia. Procediamo nella dimostrazione di un dato importante, considerando Nazareth nella sua posizione geografica leggermente collinare, distante circa 35 km dal lago di Tiberiade. Analizzando i Vangeli, non si può non restare sorpresi dal fatto che le descrizioni che essi fanno della patria di Gesù non hanno nulla, o perlomeno di quel posto dove Gesù è cresciuto, non hanno nulla a che vedere con la realtà. Leggiamo insieme. Terminate queste parole, Gesù partì di là e venuto nella sua patria e insegnava nella sinagoga. La gente del suo paese, riconosciutolo, si mise a parlare di lui. Gesù, udito ciò che dicevano, partì di lì su una barca, ma visto che la gente restava sulla spiaggia, guarì i malati e moltiplicò i pani e i pesci. Congedata la folla, salì sul monte e si mise a pregare. Dal monte vide che sotto, nel lago di Tiberiade, la barca degli apostoli era messa in pericolo dalle onde generate dal vento che si era improvvisamente levato. Matteo 13:2.
Ora, se la patria o il luogo dove è cresciuto di Gesù è Nazareth, come viene affermato dalla Chiesa, e Nazareth è una città situata su una zona leggermente collinare e lontana dal lago di Tiberiade, 35 chilometri, vorrei almeno una prova, una soltanto, dell'esistenza storica di Gesù. Mi spiegasse come possa esserci una riva delle barche e un monte che si erge sul lago Tiberiadi. Una vera contraddizione che non può trovare nessuna giustificazione, anche la più assurda, dal momento che la troviamo ripetutamente confermata da tutti gli evangelisti, come risulta dai passi che adesso vi leggo. Gesù si recò a Nazareth, dove era stato allevato, ed entrò, secondo il suo solito di sabato, nella sinagoga e si alzò a leggere. All'udir queste cose tutti furono pieni di sdegno, si levarono, lo cacciarono fuori da città e lo condussero al ciglio del monte sul quale la città era situata, per gettarlo giù dal precipizio, ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Luca 4:14 e seguenti. Quel giorno Gesù uscì di casa e, sedutosi in riva al mare, lago Tiberiade, cominciò a raccogliersi intorno a lui tanta folla che dovette salire su una barca. Matteo 13:1-2. Sentendo ciò che diceva, una gran folla si recò di Gesù. Allora egli pregò i suoi discepoli che gli mettessero a disposizione una barca a causa della folla, perché non lo schiacciassero. Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che volle andassero da lui, entrò in casa e si radunò intorno a lui molta folla, al punto che non poteva neppure prendere cibo. Giunsero sua madre e i suoi fratelli e, stando fuori, lo mandarono a chiamare. Dopo aver spiegato chiaramente chi fossero realmente i suoi parenti, uscito di casa, Gesù si mise a insegnare di nuovo lungo il mare, e come questi tanti sono ancora i passi dei quattro evangelisti che, riferendoci della città natale di Gesù, escludono nella maniera più evidente che Nazareth possa essere la sua patria o il luogo dove è stato allevato, almeno che non si voglia. E tutto è possibile alla fede. Mettere barche in un paese che dista 35 chilometri dal lago di Tiberia e trasformare un pagliaio in una montagna, bah, fate voi. Se la patria o il luogo di Gesù non è Nazareth, qual è allora questa città a cui si riferiscono i Vangeli? La risposta ci viene data da un passo della guerra giudaica, nel quale Giuseppe Flavio ci parla di Ezechia, padre di Giuda il Galileo e nonno di Giovanni, pretendente al trono di Gerusalemme, quale appartenente alla casta degli Asmonei, discendenti dalla stirpe di Davide. Ezechia era un rabbì appartenente a famiglia altolocate della città di Gamala, che era situata sulle sponde golanite del lago di Tiberiade. Questa città non si era sottomessa ai romani, confidando nelle sue difese naturali. Da una montagna si propende infatti uno sperone dirupato, il quale nel mezzo si innalza in una gobba che dalla sommità deriva con uguale pendio sia davanti che di dietro, tanto da somigliare al profilo di un cammello, Gamla. Da questo trae il nome, anche se i paesani non rispettano l'esatta pronuncia del nome, chiamando Gamala. Sui fianchi e di fronte termina in burroni impraticabile, mentre è un po' accessibile di dietro. Ma anche qui gli abitanti, cavando una fossa trasversale, avevano sbarrato il passaggio. Le case costruite su pendie erano fittamente disposte una sopra l'altra. Sembrava che la città fosse appesa e sempre sul punto di cadere dall'alto su se stessa. Affacciata a mezzogiorno, la sua sommità meridionale, elevatosi a smisurata altezza, formava la rocca della città, sotto di cui un dirupo privo di mura sprofondava in un profondissimo burrone. Guerra giudaica 4:4-8.
Basta rileggere uno dei soli passi evangeli citati per rendersi conto che la città di Gesù, corrispondendo esattamente alla descrizione di Flavia, non è assolutamente Nazareth, ma semmai Gamala. Ma come è potuto accadere che gli evangelisti siano caduti in una simile incoerenza? La risposta è semplice. Il capitolo riguardante la nascita di Gesù, nel quale viene dichiarata Nazareth come patria di Gesù o come luogo dove è cresciuto, fu aggiunto in Matteo e Marco quando i Vangeli erano già stati scritti e pubblicati, cioè nel IV secolo, allorché i padri della Chiesa decisero di dare a Gesù un'incarnazione attraverso una nascita terrena, incarnazione che fino ad allora era stata sostenuta essere avvenuta all'età di 30 anni, dal momento del battesimo ricevuto da Giovanni per dichiarazione di Dio: questo è mio figlio prediletto che oggi ho generato. Quindi lo ha generato prima e lo ha generato dopo. Perché fu scelto proprio Nazareth, quel paese che al tempo di Gesù poteva essere tutt'al più rappresentato da un insignificante villaggio formato da quattro capanne dai tetti di paglia e non una città di maggiore importanza come Cafarnao, Sepphoris o altre, luogo dove peraltro non si sarebbe trasferito un falegname che viveva del suo lavoro vista la poca densità di popolazione, perché dovevano far sparire quell'appellativo di Nazireo, che significando attività del movimento rivoluzionario avrebbe compromesso la trasformazione di un combattente Boanerges, figlio della vendetta, in un predicatore di pace e di perdono. E così, ancora una volta, come tante in altre trasformazioni fatte per nascondere la natura originaria zelota dei discepoli, vedi Quarnanite, in nativo di Cana, e Iscariote, in nativo di Cheriot, Galileo, nato della Galilea, ricorrendo all'espediente geografico, trasformarono Nazireo in Nazareno, quale oriundo della città di Nazareth. Trasformazione che secondo gli esegeti spinge ad un sorriso di compassione nella sua arrogante falsità, se si considera che gli abitanti di Nazareth non si chiamavano Nazareni ma Nazarettani. Dunque, se la patria di Gesù non è Nazareth ma Gamala, chi altri in realtà egli ha potuto essere se non quel figlio di Giuda il Galileo che, quale primogenito di sette fratelli, morì crocifisso per restaurare il regno di Davide, in cui lui, quale Asmoneo, ne pretendeva il trono. Concludendo, se l'attore effettivamente verificasse che Gesù Cristo e gli apostoli non sono mai esistiti, e non solo, che lo Spirito Santo e Dio stesso furono concepiti e fatti muovere da mistici creatori in un teatro ideologico avente per fine la costituzione di un nuovo potere terreno, fu chiamato Regno dei Cieli, basato sulla persuasione e sul convincimento di altri uomini a poter sopravvivere alla morte, risorgere dalla carne e vivere felicemente per l'eternità. Gli uomini e le donne credenti, anche per tale fine, ieri come oggi, hanno fatto propri i codici di comportamento dettati dai detti ministri, dei quali culti, ai quali si aggettavano riverendoli e riconoscendoli come loro capi e divenendo nel contempo la vera base del potere secolare della Chiesa. Come reagiranno una volta in possesso di notizie tali da non rendere più attendibile la loro fede?
tenuto conto che la maggior parte di essi ha sempre il dubbio che Gesù e apostoli, trattandosi di personaggi descritti come autori di geste tanto straordinarie quanto è possibile, non siano mai esistiti. Pertanto ritengono necessario fare verifiche prima di inginocchiarsi innanzi a statue o simboli. Ormai vuoti simulacri teologici. Purtuttavia, prima di iniziare, ho il dovere di mettere in guardia gli eventuali visitatori credenti curiosi, se preferiscono conservare intatta l'illusione della vita eterna, ebbene, evitino di approfondire la conoscenza della materia. Insomma, ovviamente, come nelle parti che scrivo, anche nelle parti che decido di registrare via video, devo usare il famoso principio della sintesi, cosa che può risultare effettivamente molto complicato visto gli argomenti che vado trattando. Purtroppo questo sforzo mi mette sempre nella condizione di non poter essere chiaro fino in fondo, però mi rimane un'altra esortazione. Nell'eventualità vi fosse sfuggito qualche particolare, avete sempre internet a disposizione. Basta fare delle ricerche. Nazareth non è mai esistita, la città di Gamala, cioè mettendo nei motori di ricerca vari nomi che possano ricondurvi a studiare effettivamente quello che volete studiare e poi ne ricavate i risultati. Io non posso andare oltre, d'accordo? È vero, ho pubblicato circa 6.000 pagine riguardante queste castronerie, però siamo sempre lì, sono lunghi e la gente, se c'è da studiare la vita che so io, boh, io non me ne intendo, ma di un qualsiasi giocatore di calcio, forse un po' di tempo lo impieghiamo, però se c'è andare a fare ricerche su se è esistito vero Gesù, ma chi se ne frega, tanto alla domenica andiamo in chiesa con i bambini, tanto così per far vedere alla gente che siamo cattolici. Sì, è vero, versiamo pure la monetina e quindi ingrassiamo sempre di più dei preti, che come l'ultimo si è visto, ma ce ne sono tantissime, faceva uso di sostanze psicotrope, cioè si drogava, poi è andato a sbattere contro un palo, dopo il vescovo diceva: vabbè, adesso tu non puoi più fare il prete. Ma insomma, come quell'altro che incassava i soldi per i poveri e poi si comprava la droga per lui e per il suo amante uomo. Quindi sono tutti cialtroni. E adesso fatemela passare la parola, dai, su. Tutti cialtroni che ci hanno preso per il culo e noi non ce ne siamo o non ce ne siamo voluti accorgere. Però le cose stanno cambiando piano piano, per via dei giovani che sono più evoluti culturalmente, per via e grazie a internet, ecco, molti occhi si stanno aprendo e quindi questa montagna di imposture è destinata, prima speriamo e non poi, a cadere, a naufragare nel più grosso cesso che possa esistere al mondo. Signori, ho terminato, vi saluto e vi ringrazio come sempre, vi chiedo comunque scusa, io ho la mia età, sono già vecchietto, ho qualche patologia grave, quindi incespico un po', perché purtroppo oggi posso solo leggere, non vado più a braccio come qualche tempo fa, quindi vi chiedo perdono se storpio qualche no, così come vi raccomando specialmente agli imbecilli, se volete
confutare le cose che dico, e confutatela con un minimo di principio, cioè no, fatti curare, tutte cretinate, cazzate senza senso. Ci fate pure la figura degli imbecilli a scrivere certe cose. E la gente questo dice: ma guarda, sto cretino non aveva altre cose da scrivere che non ste stupidaggini. Peraltro costringete a me a cancellarle per non rendere lo spazio dei commenti una porcheria. La gente legge e dice: ma che schifo di risposte sono queste qui. Quindi o non fate nessuna dichiarazione, o se la fate, insomma, cercate di attenervi al testo e ditemi: Romanino, smettila di dire le cose che dici, perché Nazareth nel primo secolo, quando era in vita questo fantomatico Gesù, esisteva, e me ne date tutte le prove. A quel punto, il giorno che smentirete una mia qualsiasi asserzione, io vi prometto sul mio onore, tranquilli che ce n'è, lascerò per sempre Facebook, tutti gli altri network dove sono inserito, lascerò YouTube e la smetterò di trattare questi argomenti. Però mi dovete convincere. A risentirci.